Swahmanaxen significa buongiorno in lingua somala. Io mi chiamo Giabba Scego, sono una scrittrice e una ricercatrice freelance, esattamente mi occupo di letterature comparate e sono molto contenta di essere una delle ospiti del dossier statistico dell'immigrazione. E il 28 ottobre alle 10:30 parleremo un po' con tutti di quello che sta succedendo anche in questo nostro terribile anno pandemico, ma un anno pandemico che dovremmo in qualche modo riuscire tutti quanti anche a rovesciarlo, sia mantenendo le distanze, lavandoci le mani e tutto quello che i dottori ci stanno dicendo e il governo ci sta dicendo di fare, ma anche cercando, secondo me, di progettare il futuro, un futuro transculturale sempre più, perché il nostro paese è di fatto un paese transculturale. Ci sono varie migrazioni che si sono succedute, varie popolazioni, e abbiamo anche ormai da tempo figli di migranti. Io sono una figlia di migrante e non sono nemmeno più giovane, no? Quindi ci sono persone molto più giovani di me, ci sono bambini che stanno nascendo in questo momento. Quindi una società italiana diversa, complessa, no? E io devo dire grazie al dossier statistico dell'immigrazione, perché per me è stato un oggetto di studio. E quello che farò, diciamo, il 28 ottobre, e vi parlerò di rappresentazione e di stereotipi e rappresentazione, no? Perché molto spesso le persone di origine migrante sono vittime di razzismo, ma sono anche vittime di questi stereotipi che vengono da lontano. Quindi abbiamo, secondo me, bisogno di costruire una società transculturale anche dal punto di vista della narrazione. Quindi, come superare quegli stereotipi e soprattutto come creare una rappresentazione equa nell'anno in cui poi c'è stato Black Lives Matter, che ha cambiato diciamo la percezione mondiale, cioè è stata una vera rivoluzione culturale che ha posto anche l'accento non soltanto sulla violenza, ma anche sulla violenza della narrazione. E questo è qualcosa che anche in Italia dobbiamo approfondire.